costruiamo insieme con redstone e pistoni un passaggio segreto uno per uno, con un blocco soltanto, sia per Minecraft Bedrock che per Minecraft Java Edition. I saluti a fine video. Siamo in Minecraft Bedrock Edition, il funzionamento sarà simile, ma anche per Java Edition. Posizioniamo in questo blocco un pulsante, qua avremo la nostra apertura, ovviamente è segreta, abbiamo messo dei colori per riconoscerli. Ok, mi viene restituito il pulsante, posso finalmente scendere all'interno e poi dall'interno mi posso anche chiudere puntualmente così. Perfetto, andiamo a costruire il tutto insieme. Allora, iniziamo la costruzione per la Bedrock Edition. Ci andiamo a prendere alcuni blocchi di riferimento, come la polvere di pietra rossa, lo sgancio, il comparatore e la tramoggia. Poi o possiamo prendere la leva, mi sono dimenticato di prendere sicuramente il pulsante. Lo andiamo a prendere subito. Let's go! Pulsante. Ok, così andiamo ad azionare il tutto. Allora, facciamolo anche simile a questa struttura che ho ovviamente già preparato. E quindi a partire da questo punto facciamo uno e due blu, due buchi. Poi qua sono andato, ho sforato. Andiamo a spostarci un po' più indietro. Allora, uno e due buchi. Poi uno, due, tre. Uno, due, tre. E poi un buco soltanto. Allora, esattamente in questo punto dovremo andare a mettere il nostro blocco. Però, al di sotto dobbiamo mettere un pistone appiccicoso che avevo dimenticato. Pistone appiccicoso e poi il blocco di riferimento. Qua attiveremo il tutto con il nostro pulsante. Poi sgancio rivolto verso l'alto, sgancio rivolto verso di noi. Poi sto puntando lo sgancio di sotto, ok? Mi sto accucciando e metto la tramoggia. In questo caso la tramoggia, ti faccio vedere, la tramoggia è rivolta verso lo sgancio, esattamente così. Poi vado a chiudere il tutto perché almeno facciamo prendere aria inutilmente. Mi giro da quest'altro lato, mettiamo un comparatore di pietra rossa, esattamente in questo punto. Sopra lo sgancio mettiamo della polvere di pietra rossa e all'interno del primo sgancio mettiamo un solo blocco, un qualunque blocco, deve essere uno. In questo modo il nostro, diciamo, funzionamento del flip-flop, ok, funziona, ci restituisce il tutto e manda un segnale. Ora andiamo a utilizzare questo segnale per aprire il nostro passaggio segreto da un blocco. Prima di posizionare il circuito di redstone andiamo a farci un po' di spazio. A partire da questo punto uno e due blocchi. Poi qua facciamo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Poi dobbiamo andare a scendere in profondità di altri due blocchi. Quindi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E così via fino ad avere questo spazio. Ora andiamo nella cassa e prendiamoci altro materiale. Ritorniamo nella cassa e ci prendiamo il ripetitore, i due blocchi, diciamo, di utilizzo per la costruzione, poi la torcia di pietra rossa. Allora, eravamo arrivati a questo punto, quindi prendiamo la polvere di pietra rossa e la posizioniamo in questi punti, esattamente così, a fare una sorta di V. Poi, a partire da questo angolo, andiamo in diagonale. 1, 2, 3, continuiamo a posizionare esattamente in questi punti, polvere di pietra rossa fino a questo punto, poi lo mettiamo anche qui, perché qua ci metteremo il ripetitore di pietra rossa, e lo indietreggiamo fino a quel punto. Pistone appiccicoso 1 e 2, 1 in verticale verso l'alto. Sopra ci metteremo il nostro blocco di riferimento, ma solo per ricordarci l'entrata. Qui in basso ci sarà ovviamente la nostra entrata segreta. Ok, io adesso sto scavando un po' così a caso, ok. E questo sarebbe il nostro passaggio, la nostra casa segreta, ok, esattamente così. Qua chiudiamo, poi vediamo come andremo a risalire. Manca un'altra cosa, esattamente sopra questo punto mettiamo questo blocco e poi la
torcia di pietra rossa. Se io adesso andassi a prendere il famoso pulsante che sistematicamente mi vado a perdere, dovrebbe funzionare già il tutto. Ok, pulsante lo vado a recuperare. Perfetto, sta funzionando. Ora andiamo a completare la parte di chiusura interna. Voglio prendermi questo pulsante e poi quella di risalita. Prima di crearci l'uscita andiamo a chiudere tutta la nostra... No, questo possiamo pure metterlo a questo punto. Andiamo a completare la chiusura della nostra struttura. Allora, qua uscirebbe il nostro blocco esattamente così. Ora, allora, io adesso entro dentro. Ok, poi questo blocco lo distruggo e ci metto quello che avrei dovuto prendere nella cassa, cioè scala e soprattutto la leva. Quindi la leva va esattamente in questo punto, ok, esattamente lì, tant'è che quando l'aziono si chiude il tutto, rimango al buio. La scala a pioli mi serve per uscire, ok, però come vedi, ti faccio vedere che se dovessi mettere la scala a pioli in questi punti, il pistone me li toglierebbe. Quindi il concetto è mettere la scala a pioli, per esempio, in questa zona. Ti faccio vedere che se mi metto in sopravvivenza, vediamo se ci riesco, in mod S, ok, clicco, si chiude il tutto e ottengo le mie due scale a pioli. Ok, prendo tutto, ora posso entrare tranquillamente. Ok, mi posso ovviamente chiudere all'interno, esco. Quando esco ho necessità di mettere le scale a pioli esattamente in questo punto e in quest'altro punto, così posso uscire. Metto l'unico pulsante che avevo esattamente in quel punto, ho messo la leva e mi riprendo le mie scale a pioli. Ora andiamo a costruire il tutto con alcune, diciamo, cambiamenti sulla parte di redstone in Minecraft Java Edition. Eccoci in Minecraft Java Edition, cominciamo nella costruzione. Facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 scavi, poi un altro e qua andiamo 1 e 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 e 2. Quindi qui in basso andiamo a mettere la nostra redstone, poi ripetitore di redstone esattamente in questo punto, poi mettiamo un gettatore chiamato sgancio nella Bedrock Edition verso l'alto, uno sgancio, un gettatore verso di noi, poi dobbiamo mettere un gettatore rivolto verso questo che sto inquadrando, quindi mi faccio un po' di spazio esattamente in questi punti, ok, così devo mettere un gettatore praticamente rivolto in questo punto, ok, ma lo dobbiamo mettere qui. Poi salgo in alto e metto, mi sto accucciando, metto una tramoggia sopra questo gettatore esattamente così, poi alle spalle del gettatore metto il comparatore e poi infine un nuovo ripetitore di redstone. Poi esattamente in questo andiamo a mettere un qualunque tipo di oggetto. Ora, se andassimo a riempire questo blocco poi con il nostro pulsante, vedremo che quando clicchiamo il comparatore si accende e alimenta il ripetitore, quando riclicchiamo il tutto si spenge. Ovviamente adesso non abbiamo il pistone che ci restituisce il tutto, ma quando è in sopravvivenza ci andremo a prendere meccanicamente il nostro pulsante. Andiamo avanti. Ora facciamoci un po' di spazio. Allora facciamo esattamente su questo blocco 1 e 2, avanti 1 e 2, poi di nuovo 1, 2 e sono 2, 3, 4 e 5, poi in avanti di 3, 1, 2 e 3 e a sinistra di 2, 1 e 2 per adesso. Poi andiamo a mettere tutta polvere di redstone esattamente in questi punti, esattamente così, così qua possiamo mettere il ripetitore di redstone, lo indietreggiamo e poi 1 e 2. Ora ci serve prendere i pistoni appiccicosi. Presi i pistoni appiccicosi, li mettiamo esattamente in questi punti. Allora, qua dobbiamo scavare di 3 blocchi, 1, 2 e 3, 1, 2, 3,
qua, 1, 2, 3, questo praticamente è il nostro, la nostra entrata. Ora provo a farmi un po' di spazio, ok, sarebbe il nostro nascondiglio segreto. Questo, allora, salgo, la scala a pioli ovviamente dovrà essere fatta come per la Bedrock Edition. Andiamo a posizionare prima i pistoni appiccicosi, uno in questo punto e uno in quest'altro. Un pistone appiccicoso rivolto verso l'alto e questo sarà il tappo della nostra, del nostro passaggio segreto. Questo lo possiamo andare a coprire tutto quanto, esattamente così. Andiamo a testare se funziona il tutto, ci clicco, ops, è uscito il blocco, ops, è uscito, adesso è l'entrata. Oh yeah. A questo punto dobbiamo creare la parte dell'uscita con le scale a pioli. Prima di mettere la scala a pioli voglio sostituire questo blocco mettendone uno di lana rossa, ma soltanto per riconoscerlo all'interno, perché se andiamo ad intercettare quel blocco, che dovrebbe stare a questa altezza su per giù, vediamo un po' se riusciamo a trovarlo, devo scavare un altro po' in altezza, eccolo là, perfetto. Possiamo chiuderci dentro, ho messo una lanterna, una lampada, ok, in modo tale da rimanere illuminati e ci possiamo chiudere all'interno. Per uscire ovviamente possiamo mettere la scala a pioli, che quando il nostro pistone appiccicoso, ops, vediamo un po', il nostro pistone appiccicoso andrà, non ci arrivo laggiù, niente, ce la facciamo, andrà a, dai un po', forza, a spostare il tutto, ci verranno restituiti esattamente così. Andiamo a fare questa prova, perfetto, ce li ha dati tutti e tre, così poi quando rientriamo possiamo andarli a posizionare. Ovviamente ti devi ricordarli di posizionarli, altrimenti rimarrai per sempre al suo interno. Vabbè, ti puoi fare dei buchi per uscire da qualche altra parte, però così insomma ti nascondi alla grande con questo passaggio segreto uno per uno. Prima dei saluti ti ricordo che in descrizione trovi il link di download delle nostre mappe Minecraft Bedrock completamente gratuite su Venezia e su Pitagora, e trovi anche il link per agganciarti al nostro server Discord ed al nostro server Minecraft, che è sia Bedrock che Java, attraverso i quali abbiamo già avviato contest di costruzione e giveaway come quelli che realizzo per le scuole italiane. Poi se non già fatto iscriviti e fai iscrivere soprattutto i tuoi amici al server Discord e qui sul canale YouTube. Qualcuno ha cominciato a caricare anche le proprie creazioni che, come vedi, condivido con piacere. Detto questo, commenta e metti piace al video, ma solo se ti è piaciuto. Infine dai un'occhiata a queste playlist che ti suggerisco, mentre saluto Yankees, Lime e Pro Wither dal server Discord che mi hanno chiesto di essere salutati, e lo sto facendo in questo momento. Ciao!